Io vi dico che Paolo Cocchi lo conosco da poco, diciamo per rapporti diretti, però Dai, da anni ci da conosciamo. anni so che esiste. Lui mi ha detto anche che una volta venne a trovarmi a Roma, Sì, però te sinceramente non ricordi. ricordo perché il tempo è passato, lasciamo Alla MB stare. Investigazioni. Stavi alla MB Quindi Investigazioni. Io mi ricordo di stavo te, con già dalla Cintarella, sì. Allora MB è Investigazioni. molto rognoso, eh. Badate, è un segugio, si attacca all'osso, si attacca alla traccia e fino a che non risolve la cosa è fastidioso. Un attimo, fastidioso a livello investigativo vuol dire che uno che va sino in fondo. Infatti ormai stiamo cominciando a messaggiarci pure all'una di notte, che ne pensi, che dici, insomma. È uno che l'investigazione criminale, ho notato, ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel DNA. Sì, ecco, io diciamo, mi soffermerei su questi particolari che sono già emersi in questa prima fase. Abbiamo detto la ricerca che c'è stata sui bar e sugli eventuali punti di ristoro che Simonetta ha trovato lungo il suo percorso, ma non ce ne sono stati. Segno evidente che l'ora della morte risponde un po' a quello che è l'inganno strutturale che Carmelo Lavorino nel suo libro, che anche il professor Bolino in un certo qual modo tende a spostare rispetto a Anche nella quello che è prima emerso. sentenza Busco. Nella prima sentenza Busco, infatti, viene proprio preso in esame, viene proprio confutato l'orario della morte. Paolo, questi documenti che sono emersi non perché non vennero considerati nelle prime battute delle indagini, fatte in maniera molto grossolana e con l'ansia di chiudere il caso. All'epoca la pressione mediatica era altissima in quell'estate, proprio su questo caso. Se vi ricordate, furono tre estati consecutive dove ci furono tre delitti di donne, due dei quali ancora insoluti. Si è risolto come cold case il caso di Alberica Filo della Torre, è rimasto irrisolto Antonella Di Veroli e Simonetta Cesaroni. Dunque, per rimanere a Cesaroni si può dire questo, che io nella rianalisi delle carte ho notato che cosa? Ho notato che inizialmente gli inquirenti vanno dritti sparati su Vanacore, quindi erano convinti che Vanacore aveva a che fare col delitto. Ci sono vari passaggi, ci sono varie testimonianze, eccetera. Nel 95-97 un nuovo PM che riprende in mano le indagini, e questo lo si nota dai verbali di interrogatorio, comincia a curare anche degli aspetti che prima erano trascurati, cioè l'ambiente lavorativo. Quindi nei verbali, negli interrogatori, comincia a convocare gente ed approfondire le domande su, questo era settembrino nebbioso, e il PM, su persone che frequentavano il palazzo di Via Poma. Successivamente poi viene fatta un'analisi del RIS, parlo del 98, e subentra il PM Cavallone, questo nei fine anni 90 e inizio 2000. E anche Cavallone con Ilaria Calò, quella che poi ha fatto il processo a Busco, inizialmente, almeno leggendo i verbali, vanno su, sicuramente avevano un'altra idea, quindi avevano un'idea, e questa è una mia deduzione dalla lettura delle carte, poi magari mi sbaglio, però mi sembra abbastanza evidente, un'idea di una persona territoriale che avesse a che fare con l'AIAG, con gli uffici dell'AIAG, o quantomeno del palazzo. Questo si nota in maniera molto evidente. Lo evidenziamo Sì. anche soffermandoci su alcuni particolari, la serratura della porta, quindi queste chiavi che Ecco, questo volevo a dire, sì. distanza di tempo non sono state cambiate, pur sapendo che in quell'appartamento c'era stato un omicidio, segno evidente secondo noi che la figura dell'assassino era più o meno nota, o quantomeno diciamo, si sospettava chi potesse essere, quindi ecco. Non è stato cambiato e quindi anche secondo noi il responsabile o i responsabili vanno cercati all'interno della struttura dove Questo è anche un lavorava. elemento che va per, in,
per deduzione, Cesarone, che perché deduzione arriviamo a questo. C'è un altro particolare, Paolo, che ti prego poi ecco, voler sviluppare, quello delle telefonate del computer, che poi passerei la parola anche al lavorino sì, e al professor volevo dare un Bonino. po' queste indicazioni, poi lascio a voi le considerazioni. E la serratura è importante, è stato un input che ho raccolto io dal precedente lavoro e me l'ha dato Roberta Bruzzona. Sono andato a verificare negli atti e in effetti c'è un documento che ci dice che questa serratura fino a gennaio del 91, quindi quando l'AIAG va via da lì e viene data ad un notaio, affittata ad un notaio, non viene cambiato. Questo fa pensare questo dato, perché se uccidono una persona a casa mia e si portano via le chiavi, io la prima cosa che faccio è cambio la serratura. E questo non è stato fatto. Quindi l'AIAC ha continuato a lavorare da agosto 90, no, settembre 90 fino a dicembre, con delle donne, degli impiegati dentro, con un assassino che aveva le chiavi di quell'ufficio. Questo è un dato da mettere in evidenza. Un altro dato da mettere in evidenza che viene raccolto sempre a livello documentale è quello del computer. Noi abbiamo una testimonianza diretta della sorella Paola Cesaroni che ci dice che cosa? Ci dice che lei viene messa, diciamo, fatta sedere davanti al computer dove lavorava la sorella, e quindi il computer era acceso. Questo è a verbale, e nota che nello spazio dove doveva essere inserito il codice oggetto della telefonata alla Berrettini, Carmelo, mi segui? Sì, assolutamente. Rimane lampeggiante, quindi questo codice che doveva essere oggetto della telefonata non è stato inserito. Allora, questa telefonata era genuina, cioè era veramente Simonetta che ha chiamato per chiedere questo codice, se poi dopo non l'ha inserito. A me sembra abbastanza strano che non venga inserito, no? E l'ultimo elemento sono le telefonate, questo è un elemento che si sapeva ed è emerso al processo, e quelle delle telefonate all'avvocato Caracciolo attraverso Macinati. Quindi queste telefonate avvengono prima che l'omicidio viene scoperto, prima ed in concomitanza, dove una persona con voce maschile, che si qualifica come uno dell'AIAG, chiede di poter parlare con l'avvocato Caracciolo. Questo sta a dimostrare che qualcuno all'AIAG era già in fermento, possiamo dire così, era già in fermento nelle ore antecedenti al ritrovamento del cadavere. Poi ci stanno altri elementi, come la stanza che non era quella che è stata presa in oggetto al processo, ma era quella entrando sulla sinistra. Questo mi è stato testimoniato da alcuni delle forze dell'ordine che sono intervenuti. Poi lo scriverò più dettagliatamente anche nel libro, anche nel documentario. Detto questo, io passerei adesso al professore per le sue osservazioni. Allora, quello che si deve fare quando si effettua un'investigazione criminale sull'omicidio, bisogna andare a individuare e definire tutti gli indicatori del crimine, che attualmente sono il numero di 44. I principali sono l'arma del delitto ed è stata individuata, l'orario del delitto. L'arma del delitto, il momento in cui è ambientale, viene pulita, riposta e messa a posto, sta a significare che ha un collegamento diretto con la territorialità del soggetto ignoto e o con la territorialità del soggetto pulitore, uno. Il momento zero, quindi l'orario del delitto, è il momento dell'ultima notizia in vita della vittima, è un'accoppiata formidabile che ci aiuta a individuare quello che è accaduto quando è accaduto. Nel delitto di Via Poma noi abbiamo che a livello ufficiale l'ultima notizia in vita di Simonetta Cesaroni è alle 17:35, quando riceve una telefonata da Luigi Berrettini.
quindi il momento zero sarebbe accaduto dopo. Vi ricordo una cosa importantissima, e qui si tratta anche di analizzare la vittimologia. Quando moltissimi anni fa ebbi un colloquio con il papà di Simonetto Cesaroni per avere delle informazioni particolari sulla vittima, e mi disse che in effetti era abituata a consumare, a mangiare la pizzetta alle ore 17. Ebbene, la pizzetta l'è stata trovata ancora incartata all'interno della borsetta, significa che questa pizzetta lei non ha avuto voglia, tempo, possibilità e opportunità di prenderla. E poi, collegato alla presenza di 150 centimetri cubici di poltiglia all'interno dello stomaco, come prima ha detto anche il professor Bolino, in effetti sembra che siano, possono essere passate un paio d'ore. Anche quindi, questo quindi orario, non ha mangiato. Prego? Quindi non ha mangiato. Non ha mangiato la pizzetta, e non avendo consumato in alcun bar, anche perché non era sua abitudine, poi come ci hanno detto i due valenti giornalisti investigatori, hanno investigato e dicono l'unico bar aperto era quello in Piazza Mazzini, eccetera, sappiamo. Che non vendeva soprattutto la quantità di poltiglia gastrica rinvenuta all'interno dello non stomaco ammontava a 150. Sì, ed è compatibile invece, 150, infatti invece è compatibile con l'ultimo pasto, e sappiamo anche a che ora è stato consumato. Cosa abbiamo noi? Abbiamo poi un'azione proprio molto intelligente. L'azione intelligente è questa, è chiudere la porta a quattro mandate dopo aver preso alla vittima orecchini, bracciale, collana e soldi all'interno della borsetta. Quindi ci troviamo che hanno tentato di effettuare uno staging, un depistaggio, facendo credere che si trattasse di una rapina. Quindi noi ti prendiamo le chiavi dalla borsetta, e perché se sono un ladro o chiudo, ecco, a quattro mandate, lo chiudo per fare capire che non ho le chiavi con me, prendo le tue chiavi, chiudo a chiave proprio per fare ritenere che io non sia un territoriale. Ecco, Carmelo, la territorialità di cui tu parli, sì, la riferisci a che sfera territoriale? Rispetto, sì, rispetto alla vittima, un ambito sentimentale, sì, un ambito lavorativo, un ambito familiare? Allora, chiariamo una cosa, aspetta, importantissimo. All'inizio del mio intervento, perché il primo, ho parlato di ipotesi multiple. Le ipotesi a un certo punto si sono fermate di fronte a due portoni, a due porte. Il portierato di Via Poma e la porta dell'AIAG. Allo stato dei fatti, il momento in cui esiste l'inganno strutturale, quindi che la ragazza sia stata uccisa prima delle ore 17.35, quindi che quella telefonata, quel gruppo di telefonate non sono di Simonetta Cesaroni, questo automaticamente esclude il portierato di Via Poma come gruppo assassino, e ci porta all'interno di qualcuno che poteva entrare in maniera comoda all'interno dell'AIAG e ha avuto delle connivenze all'interno dell'AIAG per quello che sta a significare sia l'aspetto delle telefonate, ma soprattutto anche il bluff della parola, della password, perché hanno fatto credere che Simonetta Cesaroni aveva bisogno di una password che invece lei conosceva, e poi questa password non è stata inserita per non fare quel lavoro che lei avrebbe dovuto fare se realmente le fosse stata data la password. Quindi ci troviamo di fronte a un gruppo di persone che si sono aiutate un con l'altro per depistare e per allontanare le responsabilità omicidiarie dal gruppo o da qualcuno dell'AIAG e trasferirle a soggetti esterni. Quindi in due fasi, Carmelo. Sì. Quindi entrambe le figure che sono intervenute agiscono comunque in un contesto loro territoriale. Sì, abbiamo un soggetto pulitore che può essere chiunque, però un soggetto che sapeva che quel tagliacarte che voi avete anche mostrato nel video apparteneva a Maria Luisa Sibilia, però non sapevano che Maria Luisa Sibilia la mattina non l'aveva trovato. E se ricordiamo bene, Maria Luisa Sibilia, poi riscontrata, dice l'ho chiesto a Giusi Faustini e probabilmente l'ho chiesto anche alla Berettini. Però omicidio in due parti, quindi omicidio e poi c'è un passaggio temporale e una fase di attività
di staging? Abbiamo due fasi di staging. La prima, che è certa, è quella della pulitura, dove c'è stata anche quell'azione di Anduin, di Pietas. Poi c'è invece l'attività di depistaggio tramite le telefonate, sempre se ci sono state, noi questo non lo sappiamo al 100%, però tutto ci fa credere che queste telefonate ci siano state. C'è stata un'attività particolare per far ritenere che il responsabile non fosse all'interno dell'AIAG. Poi il momento in cui a casa di chiunque, di tutti i soggetti presenti, realmente viene uccisa una persona e sappiamo che l'assassino porta con sé le chiavi, no, non è la prima cosa che si fa ancora prima di pensarci, si cambia la serratura. Quindi questa qui è una stranezza, è la classica buccia di banana unita alla questione del tagliacarte pulito, unito alla questione stranissima della password non usata, unita anche alla questione delle telefonate stranissime che non si capisce perché siano state fatte in quel momento, e guarda caso queste telefonate danno e forniscono alibi a persone che sono coperte anche dallo spostamento dell'ora del crimine. Ma come hanno fatto a sbagliare la stanza di dove lavorava la... perché lì noi abbiamo le foto della scientifica, no? In progressione, dove sono state fotografate 3 stanze su 4. Sì. Quella dell'omicidio, quella vicino ancora che era di fronte, e poi la stanza del computer di Simonetta, che era la numero 4, quella sulla sinistra, e è stata fotografata sul computer. Com'è possibile tutto questo? Ma stiamo parlando ancora del 1990, io non voglio fare dietrologia e non voglio poi attaccarmi o mettere in mezzo altri scenari. Lo sappiamo anche che i servizi segreti sono voglio dire questo, sono intervenuti, ma sono intervenuti in maniera lecita, perché se c'è qualche soggetto che orbitava attorno al SISDE e quella sera è entrato soltanto perché poteva farlo, è entrato per motivo di interesse, che tra l'altro non risulta nei verbali, un verbale di un soggetto che... Stiamo parlando di Costa, il genero di Parisi, sì. Ma assolutamente non risulta per un insieme di motivi, ma ciò non è assolutamente indicativo di colpevolezza, di responsabilità o altre. Diciamo che sono stati molto superficiali all'epoca, tanto che parliamo del 1990, laddove la scena del crimine non c'era la cultura. Ricordo che con Francesco Bruno nel 1994, mentre c'era il processo a Pietro Pacciani, assieme a lui andai a Pescara, dove c'era stato l'uccisione a danni di una prostituta, perché il pubblico ministero voleva che tracciassimo il profilo di questo soggetto ignoto. Ricordo che con la polizia, cioè andammo dove c'erano i sequestri, dove c'erano i reperti sequestrati, e ci fu un poliziotto che fumava e mise la cenere sul portacenere che era stato sequestrato. Quindi questo qua ci sta a significare che nel 94 si inquinava ancora la scena del crimine, nonostante dal 1990 non si poteva fare. Ma questo succede anche, prendo un attimo la parola, io mi occupo da più di 20 anni di cronaca nera e di cronaca giudiziaria e faccio sopralluoghi sulle scene del crimine. Il cronista fino a qualche anno fa faceva parte insieme al fotografo della scena del crimine, per cui si andava, spesso si inquinava anche involontariamente la scena del crimine. Ne ricordo uno proprio a poca distanza da dove siamo oggi, su Via Aurelia c'è un campo nomadi dove una notte venne accoltellato un abitante del campo. Ci trovavamo lì con il fotografo e con la polizia, e ricordo che la polizia mangiava dei cornetti che poi si puliva le mani con i fazzolettini di carta. Gettò questi fazzolettini di carta vicino, insomma, dove era stato fatto questo ritrovamento. Quando il pubblico ministero arrivò, fece repertare questi fazzolettini dicendo: qui c'è stato un summit prima dell'omicidio. Ecco, quindi vi lascio immaginare l'inquinamento della scena. La mia domanda al professore essere... sì, no, questo era non era riferita ai servizi segreti, certo, o questo tipo di paventare, questa era riferita a un fatto di trascuratezza. Tenete conto che la figura dei servizi segreti, scusate se vi interrompo, entra in ballo anche nel delitto di Alberica Filo della Torre. Michele Finocchi, che era un ex dirigente del SISDE, figura che poi in fase di indagine venne assolutamente stralciata, perché siccome c'erano dei rumors circa la
il coinvolgimento di Pietro Mattei in una questione di appalti presso i servizi segreti, ecco, è stato quasi, diciamo, un atto dovuto far intervenire i servizi sulla scena del crimine. Tornando a Via Poma, la domanda non era mirata al discorso di Sì, valutare assolutamente. la presenza dei servizi segreti, era com'è possibile che vi sia stata così tanta trascuratezza nei rilevamenti. Noi vediamo, ad esempio, una foto, abbiamo visto insieme nel libro del professore, nel quale c'è un pelo che potrebbe anche essere dell'assassino, che non viene descritto nell'esame autoptico, quindi nel rapporto, un pelo sulla mano. Cioè, Ecco, com'è su possibile questo, questo, scusa? perché, Su questo se, vorrei. perché all'epoca, e tuttora, E poi il professor sì, Bolino anche. all'epoca non si teneva conto che in realtà la vittima parlava, il cadavere parlava e dava delle informazioni fortissime. Ci siamo arrivati col passare del tempo, correggendo gli errori, criticando gli errori, effettuando dei protocolli particolari, eccetera. Però vi ricordo anche, e questo l'ho visto sul libro del professor Bolino, su questo libro meraviglioso che questa sera andrò a divorare, c'è per esempio una fotografia del rinvenimento nella zona di Parma del cadavere di Tommaso Nofri. Ebbene, lì c'è stato un errore terribile commesso proprio anche nel momento della sentenza, perché dicono che il bambino è stato rinvenuto sotto pochi centimetri di terra, mentre non è vero, perché il bambino è stato trovato all'interno di un ammasso stallatico di terra alto 1,5 m, e quindi c'è stata una avventatezza nel dichiarare ciò. In quel momento, nel 1990, non c'era assolutamente la cultura della scena del crimine, tanto che qualche valente investigatore dell'epoca, che poi ha fatto carriera, disse: io quando vedo la ferita, sapete cosa faccio? Infilo la penna e vedo soltanto la distanza. E poi soggetti del genere hanno fatto anche carriera in questo ambito. All'epoca non c'era la cultura della scena del crimine, oggi c'è, quindi c'è qualche errore in meno che viene commesso. Sì, diciamo che oggi c'è, sicuramente a Roma e dintorni c'è. Devo dire che l'esperienza sulla periferia, nella provincia, lascia ancora oggi, insomma, abbastanza perplessi. Non pensiamo che tutta Italia abbia strutture di carabinieri, polizia scientifica, l'avanguardia, tre istituti universitari che, insomma, sono frequentati da colleghi particolarmente esperti. Io, in proposito, se mi consenti, volevo far vedere un'immagine che secondo me non ho messo a caso, è assolutamente emblematica di come si svolgevano le indagini anche su casi, diciamo, clamorosi per il nostro paese, diciamo, delitti che hanno segnato anche la vita stessa democratica di questa nazione. Ecco, se voi vedete, c'è un'immagine, è un po' piccolina, un po' distante per voi, ma io l'ho voluta mettere prima perché c'è il mio maestro, il professor Umanini. Ma secondo voi, sul delitto occorso, cioè un giudice che ha fatto delle indagini particolarmente rilevanti nell'ambito della criminalità terroristica di quegli anni, e vicino c'è il ministro dell'interno che prega a 20 centimetri di distanza dal corpo insomma, questo la dice lunga sulla trascuratezza, sull'incultura, ecco, che, vabbè, chiaramente il delitto occorso è ancora precedente, ma insomma sono processi che hanno necessitato evidentemente di attenzione, di appunto approfondimenti, perché al giorno d'oggi un caso del genere non vedrebbe mai, ma dico proprio mai, almeno qua a Roma, spostare il corpo senza rilevare, ecco, quella. Abbiamo solo un'immagine, non solo il pelo, attenzione, con quell'immagine c'è un mondo No, di questo volevo far campioni vedere il biologici pelo. tra sangue, riscontri lesivi sulla mano, il pelo, e naturalmente dobbiamo immaginare anche probabilmente qualche cosa in sede subungueale. Questo è il professore che sono.
E quelle sono ecchimosi con sovrastante anche tenui scoriazioni della cute, come appunto di una configurazione ripetuta tra le mani, presumibilmente, o perché no, anche un avambraccio. Quindi la dimostrazione che c'è stata non una colluttazione. Che ha cercato di difendersi, comunque c'è stato un corpo a corpo, diciamo. C'è stato contatto reciproco. Anche un posizionamento. No, perché si dice che non c'è stato contatto fisico. Direi che, insomma, le immagini poi per fortuna parlano da sole. E questa può essere compatibile con una caduta questa, però, assolutamente. Qui ci sono dei peli, vedi? Esatto, ma è lo stesso discorso. Capelli, saranno della vittima, per carità, chi dice di no. O anche di quello della scientifica, potrebbe essere. No. Anche io ricordo però, che anche però, non, però diceva, anche ma... dell'omicida potevano essere, è ovvio, si facevano dei sopralluoghi in maniera abbastanza grossolana, soprattutto quando c'era una forte pressione da parte dell'opinione pubblica attraverso i media. Era un periodo particolare dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale, ed era un periodo in cui a Roma si iniziava a parlare già di insicurezza, non si parlava ancora di femminicidi come questo sarebbe oggi stato considerato, ma ecco, alla luce di quelle che sono le nuove tecniche investigative, delle nuove strumentazioni, secondo voi, professore, da dove bisognerebbe partire per riaprire in un certo qual modo il caso ed evitare e cercare di bypassare gli errori del passato? Riaprire è difficile, arduo. Teniamo conto del fatto che anche i pochi indumenti all'epoca erano conservati in una maniera che è difficile anche da raccontare, perché è poco credibile. Venivano presi alla meno peggio in un obitorio con sistemi assolutamente non adeguati, buttati in un sacco in maniera tale che a quel punto si... c'era la commistione totale, un sacco di plastica chiuso con alterazioni, quindi muffe che si sviluppano sul sangue e sulle altre strutture biologiche. Insomma, quando si è parlato di andare a riprendere questi indumenti per poter utilizzare con le nuove tecniche, si è dovuto tirare il freno a mano e dire no, perché non sono adeguati, non sono idonei a un'analisi pur moderna, perché sono stati prelevati e conservati in maniera inadeguata. Questa foto è emblematica perché rappresenta il corpetto di Simonetta Cesaroni non macchiato di sangue, segno evidente, questa è una domanda che rivolgo a Lavorino ma anche al professor Bolino, di come il corpetto è stato posto sopra il cadavere dopo, a distanza dopo di tempo, quando il sangue si era già rappreso. Almeno un'ora basta. Sì, questo è stato detto prima, almeno 45 minuti, almeno un'ora, perché il sangue non si era rappreso, quindi assolutamente non ha macchiato, se non in maniera lievissima, solo la parte poggiata. Però il corpetto non è stato buttato, è stato proprio posizionato, è stato deposto come un rito proprio da un soggetto che viveva il cosiddetto disfacimento interiore del crimine. Ecco, dico, questi particolari, Carmelo, all'epoca vennero considerati quanto rispetto all'importanza che avrebbero dovuto avere? No, non vennero considerati assolutamente all'epoca, così come anche nel processo contro Busco alcuni elementi non sono stati nemmeno considerati, per esempio anche la questione dell'orario, laddove tentai di fare analizzare anche la questione dell'inganno strutturale, quindi che ci fosse stata una falsificazione dell'orario, ma assolutamente nessuno vuole prenderla in considerazione perché non conveniva né alla difesa e tantomeno al pubblico ministero. Però quello che abbiamo visto prima è estremamente interessante. Proprio, volevo farti notare un altro particolare, questa che secondo il processo Busco era la stanza dove c'era il computer, cioè qua viene indicata come la stanza numero 3, noi vediamo che invece è la stanza della Berrettini. È la stanza del... no, questa è la stanza della Sibilia. Scusa, della Sibilia, perché si vede la sedia che ha la cintura della Sibilia. Invece il close up del computer, notate questa parte qui della finestra, e si vede benissimo che non è questa la stanza. Vedete lo stipite della finestra? Un altro? Sì, assolutamente, ma anche la disposizione dei mobili. Quindi sono state fotografate tre stanze su quattro. Poi se puoi prendere la fotografia dove si vede il tagliacarte. Sì.
Ecco, vedete, questa foto è eccezionale perché mostra l'arma del delitto posizionata a sinistra, poteva stare anche a destra, questo è soltanto un elemento suggestivo, però messo proprio in maniera esatta, precisa, a livello perpendicolare, pulito. Vi ricordo che la mattina quel tagliacarte non era sulla scrivania, non era in quella stanza, e la Sibilia ha dichiarato quando sono andata via non c'era assolutamente, non l'ho trovato. Così come la collega Giusy Faustini ha dichiarato, sì è vero, dice cercava, abbiamo cercato il tagliacarte ma non l'abbiamo trovato. Questo tagliacarte, tra l'altro, e io parlo sempre in funzione di quello che ho letto negli atti, Carmelo, e non è stato comparato con le ferite della vittima. Questo lo dichiara Carella Prada. Vabbè, quindi non si sa se... Col professor Carella Prada non vado assolutamente d'accordo, e non vado d'accordo. No, ma al di là no, di no, questo, intendo dire dal 1990. È una notizia che, che... No, non c'è stata comparazione, però l'abbiamo fatta noi soltanto a livello di, diciamo, a livello morfologico e di misure. Perché conoscendo la profondità e l'estensione di ogni ferita, conoscendo anche le dimensioni del tagliacarte, che se notate è su un foglio formato a 4, quindi 29,5 la lunghezza, abbiamo fatto delle volgarissime proporzioni, abbiamo fatto delle volgarissime interpolazioni e ricordo abbiamo individuato la lunghezza del tagliacarte e automaticamente la lunghezza della lama. La lunghezza della lama, ma anche la larghezza, è totalmente compatibile con le ferite inferte a Simonetta Cesaroni. Poi se pensiamo che è stato pulito, lavato e rimesso a posto questo tagliacarte, è ovvio che, diciamo, essendo l'arma del delitto, essendo ambientale, quindi omicidio d'impeto, omicidio situazionale, come mai non è andato via con l'assassino? Mentre le chiavi sono andate via con l'assassino. E allora ci troviamo di fronte veramente a delle menti intelligentissime, che poi sono state anche aiutate dalla fortuna e anche dalla... Beh, ma non vengono interrogate nella immediatezza dei fatti, dei soggetti. Ma sono stati ascoltati anche il giorno quindi, dopo, però non in maniera approfondita. In maniera alcuni anche 15 giorni dopo, sì. Anche una settimana dopo. Sì, ma diciamo che in Italia il vero investigatore deve imparare a fare le domande in maniera estremamente approfondita, meticolosa, che vada a lavorare a livello tridimensionale, 360 gradi, per evitare la famosa dicitura poi a domanda risponde. Se le domande sono... leggere, automaticamente non si può rispondere in maniera oculata. Però ecco, io ricordo che Edgar Allan Poe diceva: la qualità dell'analista si vede dalla qualità della sua osservazione. Il vero analista sa quello che deve osservare, poi su quello che osserva va a considerare, concludere, eccetera. All'epoca, purtroppo, stiamo parlando del 90, laddove un omicidio del genere si pensava che fosse di facile soluzione. Ecco, qua volevo far notare, scusate, questo è l'ingresso della casa. Il processo ha individuato l'ufficio numero 3 come stanza della Simonetta Cesaroni dove lavorava. Mentre noi, qui è dove è morta, questo è l'ufficio della Giusy Faustini, qui c'era la Sibilia e qui... era, come testimonia del Greco, che ho intervistato, era quella della Cesaroni Simonetta, e qui c'era il computer. Quindi questa stanza non è stata nemmeno fotografata. E come posso affermare ciò? C'è un verbale di il padre di Simonetta, insieme all'avvocato Molinaro e od inquirente Gobbi, che tu ricorderai, dove si viene fatta una verbale con una piantina disegnata dal papà della Cesaroni, quindi un documento ufficiale, nel quale di suo pugno il padre della Cesaroni disegna i mobili e i quadri dentro questa stanza qui, che non è questa. Questo possiamo dimostrarlo da un punto di vista documentale. Quindi si è fatto un processo anche con una stanza sbagliata. Sì, con una scena del crimine sbagliata, alterata.
Non dico scena del crimine, perché la scena del crimine magari è questa. Diciamo, no? Quello, scusa, quello è l'epicentro della scena del crimine, quella a destra dove è stata uccisa la ragazza. La scena del crimine primaria è l'appartamento in terra. Infatti questo lo volevo specificare. L'importante è che l'epicentro, il punto zero, non sia stato sbagliato, e non si poteva sbagliare, anche se in Italia e nel mondo può succedere di tutto. Diciamo, c'è stata una variazione che però dal punto di vista sia dell'analisi criminologica che poi della dinamica omicidiaria non ha alcuna influenza, certo, però ci dice che non c'è stata una precisione totale. Professor Boliner, posso... Queste sono le foto di Simone. Il primo sopralluogo. Ecco, la ripulitura, vediamo. Qui. Evidente, va bene. No, è sommaria però, non è un'accurata e professionale. È evidente la ripulitura e la sua grossolanità. Diciamo nelle... Questo è un sopralluogo che deve durare non ore ma giorni, perché è di sera e il giorno dopo con la luce del sole si vede oggi, anche di più. Oggi quindi, sarebbe stato sequestrato e Iris sarebbero tornati successivamente. Questo secondo gli inquirenti del 90 era un'accurata ripulitura professionale. Secondo alcune tesi che si seguirono sin dalle prime battute delle indagini, questa era soltanto una delle fasi della ripulitura, perché ve ne sarebbe dovuta essere una successiva che prevedeva anche l'occultamento del cadavere di Simonetta Cesaroni, secondo quelle ipotesi investigative che poi... Ma diciamo anche questo, che si è parlato di accurata e professionale opera di pulizia nel momento in cui avevano puntato il portiere. E qua ci troviamo sempre di fronte alla situazione che si va ad adattare il ragionamento per arrivare diciamo all'obiettivo finale. Come su Pacciani, no? Si chiama petizione di principio questa, no? Che si va ad adattare il ragionamento perché già si sa dove si vuole andare. Qui c'è un alone di sangue. Sì. Professor Bolino, perché ha portato via gli abiti, secondo lei, della Simonetta? L'assassino o gli assassini? Diciamo che è possibile si sia ferito. Che sia ferito e che quindi abbia lasciato una, per quanto contenuta, traccia, ma comunque che lui abbia avuto cognizione di aver lasciato questa traccia evidente. È possibile che ci sia stata anche una mistificazione, una volontà di mistificare questa scena nell'ambito del contesto del furto insieme alla collanina, eccetera. È possibile anche che in maniera del tutto grossolana abbia utilizzato parte di questi strumenti per cominciare a ripulire attorno al corpo, ma insomma dire che quella è una curata pulizia per poi mettere in mezzo un soggetto che è appunto abituato a pulire, no? Francamente mi sembra anche una cosa piuttosto risibile. Ecco, come vedete le tracce, io poco prima ho sentito, non so, un operante di polizia che insomma era stata appunto effettuata un'opera di pulizia professionale. Ma tracce umane che stanno dappertutto, ripeto, questo è un sopralluogo. Tra l'altro qui c'è un sangue di gruppo A maschile. Sì. Questo è un sopralluogo che porta via ore e giorni, perché sono talmente tante le tracce e vanno tipizzate. Stiamo parlando anche semplicemente a livello globale, lasciamo perdere dell'impronta genetica come si farebbe al giorno d'oggi, ma anche all'epoca si faceva, che avrebbe richiesto un impegno non indifferente sotto tutti questi profili. Allora proseguiamo con la proiezione. Andiamo un attimo. Quando si vede la fotografia, sì, ecco, rimpicciolita della ragazza, sì, sì, la rimpiccioliamo un poco. Allora, possiamo dire esattamente questo, adesso potrebbe sempre sembrare la famosa scoperta dell'America, ma non è così. Ben sappiamo che dobbiamo individuare qual è stata la cronologia del crimine, la linea dinamica, cosa ha fatto. Dopo il colpo inferto con la mano sinistra sulla tempia destra, la ragazza è caduta perché lo schiaffo è stato violentissimo, non è stato un rovescio destro, ma è stato uno schiaffone sinistro, e qua c'è un ragionamento molto ampio. Quando ha cominciato a colpirla,
dopo averle stretto i fianchi con le proprie gambe, tanto che ha prodotto quell'ittimosi laterale, sia fianco destro che fianco sinistro, ben sappiamo che per infliggere qua, no? Sì, quelle ferite sul ventre e sui genitali, il soggetto naturalmente si è dovuto spostare. Non si poteva spostare alla destra della vittima perché era occupata dalla sedia e dalla scrivania, si è dovuta spostare alla sinistra, e lì quando ha colpito c'è una ferita che qui non si vede, però ce ne sono i segni del medico legale, è proprio all'interno della coscia sinistra, è una ferita bifida, la quale ferita bifida a coda di pesce dimostra senza ombra di dubbio che quel colpo è stato sferrato con la mano sinistra, e quando la persona ha estratto l'arma del delitto, il tagliacarte, il fuso secondario si è fatto internamente. Se la avesse effettuato la torsione verso l'esterno, il fuso sarebbe dall'altra parte, se l'avesse effettuato con la sinistra sarebbe speculare, quindi quella è la firma dell'assassino che ci dice un colpo inferto con la mano sinistra, così come anche la ferita trasfossa che sta sulla gola entra all'interno ed esce verso sinistra, significa è un colpo inferto con la mano sinistra, quindi ci troviamo di fronte a una cronodinamica che dura da almeno 3 minuti e mezzo, 4 minuti, quindi è un overkilling, a esplosione ritardata sulle varie zone del corpo, sulle zone simboliche. Va bene, questa qui invece è una fotografia che è stata effettuata dopo. Professor Bolino, qui hanno girato il corpo. In sopralluogo un'operazione del genere la si fa dopo. E poi è stato riposizionato supino. Là, poi il sangue va dappertutto e a quel punto. E qui vediamo qui. Questi sono segni, cioè non sono ombre. Esatto. Sono segni lesivi. Compatibili con un meccanismo di difesa. L'ultima domanda prima di ripartire col documentario, il movente. Lavorino e poi il professor Bolino. Il momento è semplice, chiedo scusa, il momento è semplice, però il momento perché è si è ipotizzato anche un momento non sessuale. Il momento è del tipo complesso, anche se ho esordito dicendo che è semplice. Nell'ipotesi ci può stare tutto, sono del parere, anche perché si tratta di un omicidio d'impeto che ha visto overkilling, quindi andare oltre l'omicidio, colpire con violenza selvaggia, bestiale, furiosa, rabbiosa la vittima con 29 colpi, anche spostando il proprio posizionamento, significa che c'era un odio terribile nei confronti della vittima perché il soggetto ignoto ha subito una fortissima ferita narcisistica ed è andato in rabbia, è un omicidio del tipo espressivo, rabbia terribile, che poi è stato costretto a uccidere anche per motivi di tacitazione testimoniale, quindi è un omicidio prima a sfondo sessuale, e questo ci viene dimostrato anche dai colpi sul petto, sul seno, sul ventre, simbolo della maternità, sul pube, simbolo della sessualità. Dopodiché il soggetto dice: io ti uccido anche perché tu non devi parlare, perché altrimenti ci avrei molto da ripetere. Infatti noi gli omicidi del tipo strumentale per tacitazione testimoniale li vediamo spesso e volentieri, è stato anche nel caso di Serena Mollicone, quello è un omicidio, quello è un omicidio del tipo strumentale, eccetera. Queste macchie qui, professor Bolino, è chimosi. Le abbiamo già commentate, sì, è chimosi con una anche componente scoriativa per quanto tu vedi già. Quindi c'è un'azione insistita, non occasionale, un'azione insistita a livello della superficie cutanea che riporta con le mani, si può dire, si può dire con la pressione dei pollici compatibile con delle dita, sì, oppure si può dire se è post mortem o pre mortem. Beh, questa sembra vitale e poi bisognerebbe vedere sotto. Questa è la ferita al collo, vero? Sì. Allora questa è la ferita trasfossa, esatto, trapassante, quella che dicevo prima, inferta con la mano sinistra. Allora quella in alto. In alto è la zona d'entrata, in basso è quella di un'uscita.
quindi è stata inferta con la mano sinistra dalla persona che è sopra la vittima. Lo spostamento c'è stato dopo. È probabile anche che questo, è probabile anche perché questo siamo a capo dell'ipotesi, che queste scoriazioni che vediamo possono essere state provocate dal gomito sinistro che si appoggiava, dal gomito destro che si appoggiava, il tentativo con le mani. È probabile. Se avessimo tutti i dati scientifici che oggi potremmo avere, se il delitto fosse stato commesso in questo periodo, sì. Colluttazione, allora? Semicolluttazione? Questo è posizionamento. Che stava per terra, la ragazza stava per terra e ci si è appoggiato. Può essere anche un tentativo di immobilizzare la ragazza, però stava già nella fase dell'overkilling. Però c'è un'interazione in vita. Questo è evidente. Sì. Movente, si può escludere quello sessuale? No, l'ha già detto. Io no. Non lo puoi escludere quello sessuale. Per me è un femminicidio. No, poi voglio ricordare poi questo. Sarebbe stato inquadrato in quell'ambito, sì. Poi voglio ricordare questo, che ogni omicidio, anche quelli dei delitti del mostro di Firenze, qualunque tipo di omicidio, quando non viene risolto, più va avanti, più ci infiliamo nell'innamoramento della tesi. Più che innamoramento della tesi, nel fenomeno del rizoma, il quale rizoma è un fungo gigantesco, eterno, che continua a crescere e non si sa da dove nasce, da dove arriva e quando finisce. Cioè, quando poi le cose vanno avanti, si possono ipotizzare tutti gli aspetti, tutti gli scenari, anche a livello contraddittorio, perché tanto non esistono i dati scientifici per... Infatti uscita fuori la setta satanica esoterica sul mostro di Firenze, che è una cosa priva di riscontri. Ma sul mostro di Firenze, sulla setta satanica esoterica, vorrei dire proprio, vi dico in sette secondi, una cosa stupenda che mi ha affascinato, è stato questo. Si inventarono la setta della Rosa Rossa. La quale setta della Rosa Rossa sul mostro di Firenze era un'organizzazione che commissionava questi delitti e aveva dei soggetti che erano chiamati i possessori dell'anello di Re Salomone. Cioè erano persone che praticamente fanno parte di questa setta, però hanno la possibilità di contattare i media per poterli stradare, per poterli fagocitare. Poi vedo che questa teoria, ma veramente bella perché mi affascinò, fra i possessori degli anelli di Re Salomone c'erano l'avvocato Marazzina, Francesco Bruno e io. Al che telefonai a Bruno. Insaputa, scommetto. Cioè, sì, allora si è saputa. Al che telefonai a Bruno e a Marazzina e disse: ragazzi, ma voi questo anello chi ve l'ha dato? Dice: ma di quale anello state parlando? Quindi ci si può inventare di tutto. Le teorie sono affascinanti, però il problema è che questo anello non c'è mai stato. Anche per Emanuela Orlandi emerse la stessa pista, che però poi dopo venne perso, sconfessato. Allora, Orlando, che faccio? Andiamo avanti nella... Nella? Nel blocco seguente a quello che abbiamo interrotto. Vediamo Maria Baldi. Allora, questo è Antonio Del Greco, capo della quinta sezione. All'epoca dirigente della sezione omicidi della squadra mobile. Chi è il capo della squadra mobile? Cavaliere. Del Greco, dirigente della sezione omicidi. Erano quegli anni là, gli anni felici della squadra mobile di Roma. Quindi evidentemente lei si trovava davanti un cenario che non si attendeva. Chi l'ha attirata lì sapeva di poter avere un branch temporale con cui poter agire disturbato, e quindi è proprio sicuramente conosceva la della polizia. Da questo momento in poi diventerà un giallo dalla soluzione impossibile. L'approccio investigativo del caso sin dai primi giorni rimarrà il crucio dell'intera indagine. La scena del crimine appare subito insolita. Vengono rilevate alcune tracce di sangue oltre a quelle della mia nonna. C'è una sola persona sulla scena. Al momento dell'omicidio c'è soltanto una persona. Questo è un omicidio? Sì. È possibile che ci sia stato in qualche modo il tentativo di un intervento esterno. Io non credo assolutamente che ci sia stato un tentativo di pulitura, perché quella che abbiamo visto è assolutamente sommaria e volta più che altro a sfruttare il sangue dell'aggressore, non a ripulire quello della vittima. E non c'è stato neanche nessun tentativo di spostare il corpo altrove. O quantomeno in quella serata non si è concretizzato alcun tentativo di questo genere. Probabilmente se
la sorella di Simonetta non si fosse attivata così tempestivamente, è anche possibile che il corpo venisse portato via da lì. E forse questo era il vero proposito, non solo dell'assassino, ma di... Poi vogliamo mettere un altro carne a fuoco, fai vedere il telefono sporco di sangue, va? Facciamo rivedere. Sulla perquisizione nulla. Allora, in merito a ciò volevo sottolineare che il palazzo era quella notte abitato da... c'erano tre persone, uno è Cesare Valle, che sappiamo che era la persona anziana che era su, di 90 anni, la famiglia Vanacore, in portineria, e altri due condomini che però io non nomino perché è stato verificato l'alibi e quindi sono fuori da ogni circostanza e quindi è giusto non nominarli. Come dice il professor Lavorino, né i cassonetti né tantomeno le altre palazzine furono controllate se non nei giorni successivi. I garage non furono controllati. Questo avvenne, verbali alla mano, uno, due, tre giorni dopo. È stata un'azione investigativa un po', diciamo, non molto efficace. Certo. Sì, poi, perché ha portato via gli indumenti sporchi di sangue, questi indumenti da qualche parte. Certo. Poi volevo sottolineare anche un altro fatto, perché si è parlato spesso sugli articoli di giornale che al quinto piano superiore, uno dei piani superiori, abitava un magistrato e questo magistrato aveva due figli. Allora io vorrei sottolineare che dalle carte risulta che uno era in vacanza e di questi due figli e un altro risultava in via Poma, che però è andato via verso le 4 e fu visto. Quindi questo per, diciamo, sgombrare il campo da questo tipo di discorsi che sono stati fatti, illazioni e cose varie. No, colgo l'occasione della tua domanda. Una cosa era la fonte di prova, cioè trovare indumenti sporchi di sangue, cioè sul terrazzo, nei garage, negli appartamenti. Ne parla Del Greco, che era appunto l'investigatore principale, e ne parla che comunque loro rinvenirono delle tracce, poi nel documentario noi abbiamo visto dei piccoli brani, lo spiega bene, rinvenirono delle possibili tracce di azioni di occultamento, diciamo così. Nel giardino, nel vano dell'ascensore? Nel vano dell'ascensore. Però questo dopo, qualche giorno dopo. Qualche giorno dopo. E da soqquadro tutto il palazzo. Soqquadro non è stato messo. Le ha portate via questi documenti. Ma le prime erze di fatto. Cioè, nel senso, quando hanno scoperto il cadavere, circondi tutto. Sì, però il cadavere è stato scoperto verso le 23 di sera, verso le 23.30. L'allarme quindi è scattato immediatamente dopo. E la combinazione criminale ha avuto tutto il tempo di depistare, occultare, telefonare, eventualmente per fare sparire. Poi c'è una legge che in criminalistica viene rispettata, la conosciamo, è la legge di Locard, quello del contatto, no? Che ogni corpo, quando entra in contatto con un altro, lascia tracce di sé e prende tracce su di sé dell'altro corpo. Se questi abiti sporchi di sangue sono stati inseriti in un contenitore, una busta o qualcosa, e portati via naturalmente per motivi, perché estremamente pericolosi, potevano avere anche tracce del soggetto, così come non si può escludere al limite, o feticismo, ma dico al limite, o altrimenti far credere che così possa essere stato, perché da collegare alla questione della far credere rapide, eccetera. Tutto è stato fatto in maniera organizzata ed estremamente, e l'attività investigativa è scattata in maniera estremamente tardiva. Oh, ecco, in merito, volevo dire, in merito al discorso del simulato furto, no? Perché alla Cesaroni vennero sottratti dei valori. Allora, valori che io ho accertato nei documenti,
non erano di poco conto, perché parliamo di valori in oro di circa 750.000 lire. Quindi questa ragazza si era vestita in modo carino, professionale, quindi è, si può ipotizzare che fosse andata ad un appuntamento, e questo non è stato sottolineato quasi da nessuno. E quindi dei valori in oro per un valore di 750.000 lire, che considerato il tenore di vita della famiglia Cesaroni era un qualcosa di sostanzioso, insomma. Quindi si è vestita per bene, ma non in maniera provocante, in maniera professionale, quindi si può ragionevolmente supporre che sia andata lì per incontrare una persona, un colloquio di lavoro, una qualsiasi cosa. Scusi, se abitualmente vestisse così anche durante gli altri giorni? No, durante gli altri giorni testimoniano i colleghi, cioè in questo caso Menicocci, che era quello che l'ha istruita sul lavoro, che più o meno veniva vestita in jeans. Ecco. Quindi il 7 agosto vestita con il corpetto in pizzo Sangallo, giusto? E la giacchina comunque carina, il fuson, ripeto, non provocante, però comunque in un modo di abbigliarsi abbastanza professionale, comunque per far bella figura. E questo era un altro elemento che volevo. E questo sapere. Bisogna unire che però alle ore 19 circa doveva stare a casa. Allora, questo appuntamento non era organizzato fuori dall'AIAG, bensì era organizzato sul luogo di lavoro. Prego. Esatto. E niente, che altro, se ci sono altre domande in merito, prego. Esattamente, se si sa qualcosa di più approfondito veramente, su cosa si occupava la società per la quale lei lavorava, sì. Che collegamento c'era con l'AIAG, che attività venivano svolte presso quella società e se c'erano attività che non erano strettamente statutarie della società. A volte gli imprenditori si occupano, hanno società per una cosa, però poi si occupa di tanti altri affari che non sono nelle carte, no? Certo. Io ho una società, uno studio di un avvocato fa spesso e volentieri fa l'avvocato, però poi fa tantissime altre cose. Certo. Allora, le rispondo così diplomaticamente. Il discorso è questo: la Cesaroni lavorava in nero, difatti poi fa una causa alla Reli. Poi lì lei era andata per lavorare, come si diceva nel documentario, poi incontrava. Ci arrivo. Allora, la Cesaroni lavorava alla Reli, quindi con Bizzotti e Volponi, con funzioni. Se mi lascia rispondere glielo dico. Si occupava di contabilità, quindi della gestione delle contabilità. Lei lavorava quindi inserimento dati e contabilità ordinaria. Viene prestata all'AIAG sotto, diciamo, tra virgolette, pressioni del presidente Caracciolo, che vuole questa ragazza lì in sostituzione di un ragioniere che era andato via 2 mesi prima. Quindi l'AIAG si occupava era quello che adesso è l'Erasmus, no? Quindi si occupava dei studenti stranieri in Italia. La sua domanda era relativa, si occupava solo di questo o anche di altro? Questo, giusto? Si occupava di altro? Non possiamo dirlo. Possiamo dire che il presidente si occupava di altro. Ecco. L'AIAG viene commissariata nel 92, quindi il presidente viene cambiato, e per alcuni ammanchi, si chiamano in gergo contabile. Ora, se questa società facesse delle attività di altra natura, ovviamente io non lo posso sapere perché non è stato accertato dagli inquirenti dell'epoca, e quindi bisognerebbe fare un'investigazione della quale né un giornalista né un criminologo, nessun altro può fare. Quindi le posso rispondere parzialmente a questa domanda. Non so se ho risposto in modo esaustivo a quello che voleva sapere lei. Siccome queste indagini sono un po' segnate da
proprio leggerezza per poter dire un eufemismo, insomma, anche poi con diciamo, quelle che potevano essere le conoscenze dell'epoca. Forse diciamo anche ricostruire un po' l'ambiente. Certo, certo, noi abbiamo tentato. Che ci può essere un momento di consensuale, ma un altro momento è sempre. Abbiamo preso in considerazione. Si può andare a capire chi erano i soggetti che si muovevano, che facevano, che vita svolgevano, che affari svolgevano. Abbiamo preso in considerazione questa cosa che dice lei, il movente. E il discorso è che non è possibile più di tanto approfondire questo. Chiaramente, come dice il professor Lavorino e come un po' tutti i criminologi si sono espressi, il movente sessuale è quello che è abbastanza. Potrebbe essere simulato, questo non c'eravamo, quindi non lo possiamo dire, io non mi esprimo perché non sono criminologo. Secondo me no, però è una mia opinione che vale zero. E ipotizzare altri moventi possono essere. Però le ferite sono tutte vitali, quindi sono state date sì. In consecuzione immediata, in 2 minuti, 3 minuti tutto è finito. No, però volevo andare sul nuda, terreno prego, che ipotizzava il signore. Ragazza, prego. Sì. E non quando è stata colpita. Sì. Nessuna ferita presenta lembi di tessuto, eccetera. Quindi la ragazza era nuda. Era nuda. Questo è un fattore importante già descritto dal medico legale di allora. Poi, se fosse quella l'arma del delitto, per carità, si può uscire pure con tagliare le carte. Però, insomma, sfondare qui le ossa, le ossa, con un tagliacarte che non ha neanche un manico, cioè ci vuole forza, allora, veramente di e qui c'è da dire che non è facile dare una cosa da uno, non ci voglio guardare fuori. Specialmente il numero che gli ha dato lui, insomma. Poi stanchi. Però c'è da dire una cosa, che il tagliacarte non aveva una punta comminata, e questo risulta nel verbale del medico legale, quindi dice una punta piuttosto arrotondata. Però io non sto dicendo che era quella. Le ferite sono tutte ecchimotiche, che dipendono quindi dalla penetrazione dell'arma che sta andando. Però un attimo, adesso interrompo solo. Qui stiamo parlando di una persona che è in preda a una furia, alla rabbia totale, che sta proprio, si dice spesso e volentieri, si sono visti dei bambini andare investiti da un'auto, la mamma è riuscita in quel momento ad alzare la macchina perché è entrata nello stato psicopatologico del pazzo. Allora, quando si scatena la parte infernale, bestiale, arcaica del cervello, noi abbiamo una forza distruttiva che non ci si può nemmeno immaginare, cioè è la rabbia assoluta. Quella del guerriero furioso. Prego, comunque, scusa, allora, poi al di là, chiudiamo, al di là poi di queste cose alle quali si può rispondere parzialmente se non con delle interpretazioni, parlo del movente, noi abbiamo dei dati acquisiti di questo tipo. Sulla scena del crimine c'è un sangue di gruppo A maschile di un soggetto ignoto, che non è Raniero Busco. Questo è un dato acquisito. Un altro dato acquisito è che il sangue rilevato sulla porta era un sangue misto. Quindi questo ha fatto sì che si è perso molto tempo a cercare un sangue di gruppo A puro, quindi un DQ alfa diverso. Questo è un dato, e qui c'è una perizia del RIS del 98. Signore, scuote la testa. No, allora, ci sono delle perizie del 92, nel 91, nel 92, nel 93, stavo scuotendo la testa. Però scusa, no, scusami, scusa. Che dicono sangue puro di gruppo A. C'è una perizia del 98 dei RIS che dice DNA, quindi un'altra perizia, non sul gruppo sanguigno, che dice presenza di maggior parte alleli femminili. Quindi riconducibili alla vittima, Simonetta Cesaroni, misto a un gruppo A, a un sangue di gruppo A. Questi sono i dati certi. Busco non aveva il gruppo A. Sì, ma che problema? A proposito,
proposito del discorso della eventuale commissione tra i due sangue, detto così al plurale, sangue. Era che il famoso castello della porta, sì. Lì sono stati una serie indescrivibili di errori, sì, conseguenziali, perché c'è l'innamoramento della tesi, si doveva andare con forza a dimostrare. Attenzione, io sto parlando della parte interna, non di quella esterna. La dico subito, mezzo è stata fatta tutto il tempo. Sì. La perizia che disse quella pena, no, ha messo in evidenza che erano commissioni. La maggior parte, l'85%, è minica, il 15% è maschile. Il problema è che però, dice che era di là, ma non è mai stata effettuata per mancanza di DNA congelato. Perché lo hanno consumato tutto nell'arco degli anni dal 90 in poi, per andare a vedere se realmente era biocompatibile con il prodotto al cemento i due atti identici, che era quello sul terreno e quello sulla porta, e il terzo che quello di ritrovato nella commissione. Ora, dire che ha identico lascia il tempo che trova, perché nella popolazione la normale media l'ha da benissimo, il gruppo preponderante maggiore, il 75% si accoglia. Quindi non era questo il concetto da portare avanti, che certamente era una commissione, questo è fuori del discorso. Il discorso ora che ha escluso giustamente ovviamente il cambio robusto, siamo andati d'accordo, perché non era. Il problema ora è realtà, realmente anche con una cellulare è un incidente in maniera Quindi lei sta dicendo, mi corregga se sbaglio, quella trovato nella perizia del 91-92, due perizie del 92 e tre perizie fatte da tre periti diversi, due del professor Fiori, poi Biasiol e della piccola. Quelle sono da buttare? No, non sono da buttare, io non dico questo qui assolutamente, però io dico che dire, non sono stato sufficiente consigliato, dico che dire che ha, non oggi, non vuol dire assolutamente io. Vuol dire che c'era una maschile, aspetta, scusa. Sì. No, i primi, sì, le prime tracce dicono A puro, dicono A, e poi abbiamo capito che non è A puro. La traccia biologica non sì, c'è più, sì, non è la più stata conservata. Sì. Anzi, leggendo la documentazione, sì, c'erano lavoro con me dei microlitri preziosi di DNA congelato, sì, e dopo non si sa più del tutto. E questo comunque da sì, ma comunque una maschile di base c'era sul telefono, c'era sulla. Non era maschile, era. No, era maschile. Quello sul telefono era maschile. E glielo documento con il documento. Questo dicono i periti. Cioè, inserisco un attimo. Sì, scusa, di prepotenza. Finisco. Che era. Sì. Lo dicono i periti. Poi se. Lei mi dice che la perizia è fatta a maschile, guardi, mi viene a trovare, gliela fotocopio e gliela do. Claudio, io adesso non vorrei, e mio fratello biologo lavorò con l'avvocato Valle eccetera, allora sì, vediamo un attimo, noi abbiamo, cioè la polemica c'è stata sempre per questo, non fra noi assolutamente, allora c'è stato sempre sangue sul telefono gruppo A di Qualfa 4/4 gruppo A, ci siamo litigati per anni con la procura di Roma perché dicevano che era di gruppo 0 e poi finalmente gruppo A di Qualfa 4/4 forse 4, poteva essere detto anche 1.2. sulla porta abbiamo sangue di gruppo A di Qualfa 1.2/4 che probabilmente c'era questo 1.2, non si sapeva se non corrisponde né al primo né all'altro. Oh, diciamo questo, che questo però aspetta, cioè al primo quale, scusi? Quello sul telefono? Quello sul telefono mi sembra di era ricordare. Era troppo esiguo per dare un uguale. Un attimo, mi sembra di ricordare che fosse maschile. Detto questo, mi sembra. Però ciò, e questo qua lo darò soltanto a Paolo Cochi,
La registrazione di una telefonata fatta dal sottoscritto al PM Catalani, sì, quando uscimmo con la rivista che diceva la mano sinistra dell'assassino, eccetera, no, ancora prima, dove lui diceva di questa macchietta, di questo sangue sul telefono, dice io ce l'ho ancora un goccetto, dice, al momento opportuno la metterò in mezzo. Poi te la do, perché c'è stato di fatto che questa macchietta ancora dovrebbe stare lì. La mia interpretazione, mi scusi, non la vedo. La mia interpretazione è questa, la mia deduzione, però è una deduzione mia, che il sangue di gruppo A di base comunque c'era, che però il DQ alfa è diverso. Ma io questo sto dicendo. Questo sto dicendo. Quindi gli esclusi di quel gruppo A, e parliamo dei Valle, parliamo del rientrerebbero teoricamente in gioco. Qui mi ci cacciano via. No, questo fu. In effetti c'era la commissione. Catalani in questo aveva ragione. Il professor Fiori, che fece una perizia, fu il primo a parlare di commistione ematica tra i vari gruppi sanguigni e di inquinamento eventuale dei gruppi sanguigni. Questo fu terreno di scontro in sede di udienze preliminari per il problema della doppia banda, che all'epoca era, oggi Marina Baldi c'è invece reso edotti, ecco, di sistemi che consentono l'estrapolazione sia del DNA ribosomiale che del mitocondriale anche da tracce piccolissime. Allora non era possibile, ma questo portò a scagionare Valle, perché Valle rientrò. Ma infatti, guardi, io qui nessuno vuole andare in ballo Valle, guardi, è proprio lungi da noi, anzi, però insieme a Valle c'erano altri due defunti, ad esempio, uno era a Reggio Calabria, uno era a poche centinaia di metri, ad esempio, non faccio i nomi, però lei che conosce la storia lo sa, ecco, con un gruppo A. Poi c'era la donna, la De Luca, poi c'era il figlio del portiere, ecco, quindi lungi da noi il ritirare in ballo Valle, attenzione, intendiamoci, perché si è parlato di territorialità, si è parlato di... La questione Valle, nel documentario, lei, non so se l'ha visto, la trasmissione, viene già evidenziata l'inattendibilità di Wöhler. Quindi il super testimone. Forse ha dato una chiave di lettura diversa da quella che, se vede intero il documentario, lo vede. Abbiamo il gruppo sanguigno principale e abbiamo soprattutto uno che è mancino. Su questo io non mi sento di appoggiare completamente la tesi del professor Lavorino. Ma scusate, Mancino c'era qualcuno, scusa, dentro, stato. L'unico temporaneamente offeso. Infatti Valle perché rientrò nella tirato di ballo proprio ferita. Ma anche del fatto che aveva la ferita. Se fosse stato con il tagliacarte, ti sarebbe ferita o no? Allora, ecco, questo è un dato importante, perché bisogna vedere chi è stato sentito nell'immediatezza dei fatti, e quella persona offesa è stata sentita e non aveva ferite, e chi non è stato sentito, e noi forse ci riferiamo proprio a chi non è stato sentito. Stefano. No, dicevo, Vanagore. Ci siamo capiti, no? Se è stato lui il pulitore, che interesse aveva a partecipare? Ma chi ha detto che è stato lui il pulitore? Non lo so. L'agendina rossa, la valza famosa, non si è riusciti a capire neanche del Greco, ma ha saputo dire dove è stata sequestrata. E quindi, se fosse stata sequestrata negli uffici dell'AIAG, aveva ragione Ilaria Calò, PM Ilaria Calò, che
tirava dentro Anacore. Qualcuno io Anacore non lo posso dire. Qualcuno parlò che qualcuno disse che Vanacore tra le righe venne anche, diciamo, in parte sfiorato durante il dibattimento che coinvolse Raniero, che Valle era stato, fosse stato pagato appunto da qualcuno per ripulire, essendo un portiere che era facilmente asservibile alle volontà, diciamo, dei potenti, tra virgolette, che vivevano all'interno di quello stabile, quindi ecco, si era prestato a questa, a quest'opera di ripulitura. Gli venne fatto fare un lavoro sporco, secondo alcuni. Le indagini sono andate purtroppo in direzione poi opposta, e la presenza di sangue sui pantaloni di Vanacore si riferivano a un problema emorroidario, probabilmente, che, di cui soffriva, quindi... Però mi scusi un attimo, io volevo dire, chi è questo dato, forse dovremmo un attimo dargli un attimo più di spessore. Chi è che ha interesse a non cambiare una serratura? Lei cambierebbe la serratura se uccidesse una persona a casa sua e le portano via le chiavi? Cioè, ci sono degli elementi che spesso passano così. Prego. Il 7 agosto sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro. Questo non è vero, perché non è scritto da nessuna parte. Cioè, anzi, risulta dai tabulati. Era il secondo giorno di Simonetta Cesaroni in prestito all'AIAG. No, Emilio. La Cesaroni va a lavorare sin da giugno all'AIAG. Sin da giugno, ma non negli uffici di Via Poma. Probabilmente, anzi, il lavoro, i tabulati del computer ci dicono che Simonetta molto probabilmente aveva già ultimato il lavoro. La passo, non si può dire con certezza, no, dai tabulati. Quindi stava gestendo l'ordinario, non lo straordinario. Lei era stata chiamata lì per sostituire il ragioniere Sensi, appoggiata da Menicocci, che era un altro elemento che veniva prestato dalla sede dell'AIAG, per finire un lavoro. Ma agli atti del 7 agosto, dai tabulati del 7 agosto e dei giorni precedenti, risulta che Simonetta stava già lavorando sull'ordinario, quindi questo lavoro arretrato era già stato smaltito. Quindi non si può dire che quello era l'ultimo giorno di lavoro di Simonetta. Non si può dire che aveva già finito, non si può dire che doveva andare ancora. Si può dire che era l'unico giorno in cui Simonetta era in ufficio da sola. E l'unico giorno in cui Simonetta è stata in ufficio da sola è stata uccisa. Questo è certo. Io dicevo questo, cioè, visto che su certi casi c'è un'attenzione costante, per cui i focus, l'attenzione delle luci non si spengono mai, ci sono stati dei tentativi, mi sembra che non sono andati ancora a buon fine, però pare che il sangue è pure finito. Cioè, forse questo caso che si può più ricostruire col sangue. Non si può ricostruire col sangue, ma si può ricostruire in altri modi, rileggendo ad esempio le carte. Qualcuno ancora è vivo. Esatto, rileggendo poi le carte delle indagini, perché siamo convinti che... Perché prima le cose sono state fatte male, si può fare qualcosa di meglio. Il nome dell'assassino... Se si segue la strada del sangue, mi sa che lì c'è... No, si deve seguire la strada del DNA sul corpetto, questa è l'unica strada su cui si può lavorare. Noi siamo convinti che il nome... E Garofalo dice che ci sono altri, e Pizzamiglio dicono che ci sono altri DNA oltre a quello di Busco. Quindi... può non significare niente, però io non so se sono stati codificati, ma non codificati e paragonati con altri campioni. Questo è l'unico elemento, perché il sangue è finito, sia quello sul tassello sia quello interno. Quindi l'unico elemento è questo. Scusi, però c'è un problema che diceva prima il professor Bolino riguardo alla conservazione del... Quello, cioè, uno potrebbe anche riscontrare che quel DNA è mio, facciamo un esempio, però il problema è che la persona poi acquisita, perché la conservazione è stata fatta male, certo, salta tutto. Certo. Ma noi non vi stiamo conservando, siamo convinti, scusa, che Emilio, il nome dell'assassino di Simonetta Cesaroni è in quelle carte, e quindi è una testimonianza che probabilmente è stata raccolta, una persona sentita a SIT all'epoca, e che vadano rilette e ripercorse secondo un'ottica, diciamo, 4.0 rispetto a... E io aggiungerei, non vi stiamo consegnando alcuna verità, e vi diciamo che al 90% sarà difficilissimo, che però ancora un piccolo margine di
Indagine c'è, ci sarebbe. Tutto qua. Potrebbe essere riaffidato a qualche altro magistrato nel tempo. Poi, guardi, il caso è aperto perché l'omicidio non va in prescrizione, quindi qualsiasi magistrato se ne potrebbe occupare perché l'omicidio non va in prescrizione. Questo dipende da... ci vuole la volontà e... Certo. Noi possiamo mettere in evidenza quello di cui... posso mettere in evidenza quello che ho trovato. Poi è chiaro che sta... Questo è nostro, il lavoro del giornalista, del documentarista, è quello di documentarsi e ridocumentare, al di là delle polemiche, delle sfumature, delle cose. E poi è chiaro che non l'hanno risolto in 40 anni, il prossimo anno saranno 40 anni, 30 anni scusi. E sarà chiaramente molto difficile, questo lo sappiamo benissimo. Ci hanno messo buona volontà per non risolvere. Pure questo è un altro elemento sul quale bisognerebbe interrogarsi. Perché ma ci possiamo interrogare, però le risposte sono molto. C'è la buona volontà. Sì. Ma la buona volontà deve essere unita anche al metodo intelligente, logico, e poi all'autocritica. All'autocritica, nel momento in cui si è certi di aver fatto tutto e benissimo e non si è capaci di poter pensare di aver sbagliato, il caso non viene risolto. Quali spiragli ci possono essere, professore? Quali spirali possono esserci? DNA sul corpetto. Io credo ancora a delle tracce che possono essere recuperate sia sul corpetto e sia su quella famosa macchiolina di sangue che il PM Catalani, quando eravamo in buoni rapporti, mi disse che era ancora conservata, poiché non mi risulta che sia stata analizzata, perché se fosse stata analizzata l'avvocato Valle me l'avrebbe detto, non avendomelo comunicato, perché dovevano comunicare. Raniero Valle. Sì, Raniero Valle. Ci sta anche questa possibilità. Poi bisogna andare a guardare da capo tutti gli alibi dei soggetti, i comportamenti, i posizionamenti, non soltanto ipotizzando che la ragazza, che la vittima sia stata uccisa dopo le 17.35, bensì prima. Perché una cosa che mi ha fatto inorridire nel processo d'appello contro Raniero Busco, quando però è stato giustamente assolto, è l'orario della morte, che secondo i medico legali dicono è dopo le 17.35, perché ce lo dicono pure i testimoni, che l'ultima notizia in vita è quella della telefonata. Ma se noi mettiamo in dubbio proprio questa ultima notizia in vita, che può fare parte dell'inganno strutturale, di cosa stiamo parlando? Allora, la perizia deve essere basata su elementi oggettivi e non sulle testimonianze. Ma non si conoscevano le due donne? Non si conoscevano? Fisicamente no. Siamo parlati due volte. Soltanto telefonicamente. Qui adesso spezzo una lancia a favore di Patruno, ma fino a un certo punto. Perché leggendo la dichiarazione della Berettini, che poi questo è il mio libro, non è quello di Patruno, dice: le augurai buone vacanze quando mi disse che sarebbe andata in ferie e che sarebbe tornata al 3 settembre. Ma Simonetta non poteva dire perfetto. Che era in ferie perché non aveva organizzato perfetto, le ferie. Però non aveva organizzato le ferie, non si sa, non è detto quando sarebbe partita, non è detto assolutamente nulla. Quindi diciamo che poi chi ha letto queste dichiarazioni, chi ha letto questo libro, ci ha scritto altri libri, eccetera, di un particolare ne ha fatto un generale, dando per scontata una propria deduzione. Quindi certo, diciamo che il signore, anche io ho letto in diversi articoli che quello era l'ultimo giorno, però non l'ho trovato nemmeno io. Però, perché sono una persona autocritica. Domani, quando torno a casa, mi rimetto a cercare un'altra volta, perché non si sa mai. Tra l'altro non è presente nell'autopsia psicologica fatta dalla dottoressa Volpini
ai genitori di Simonetta, alla mamma di Simonetta Cesaroni. Questo particolare sarebbe emerso. Però adesso ci scateniamo tutti alla ricerca per vedere, perché anche se mio fratello biologo dice ma vada bene, nel DNA non è stato trovato ancora il genere dell'investigazione, è da vedere. Probabile ecco, che nel genoma si trova anche questo. Siamo arrivati all'etnia, quindi man mano arriveremo anche. Nicola, se vuoi. È questo che stavo cercando io. Poi chiudere, ma anche che purtroppo abbiamo logisticamente dei problemi di piano, sia perché le eventi chiudono e quindi. Grazie. Io ringrazio tutti gli intervenuti. Ringraziamo l'università che ci ha ospitato. Speriamo che ci possano essere anche altri ulteriori incontri di questa natura, magari, insomma, no? Abbiamo pure. Certo. Grazie a tutti. Grazie a voi.